Ciao ragazzi, sono Altaïda Legend e questo è un nuovo gameplay di Battlefield 3 PC nella modalità Deathmatch a squadre, nella mappa Operation Metro. Il tema che oggi prenderemo in considerazione sarà la grafica, appunto io e il mio amico che abbiamo oggi in chat, il nostro amico Sangue e Latte. Ciao Sangue! Salve a tutti, sono Sangue e Latte e quest'oggi è la prima volta che commento un video su questo canale. Inizialmente parleremo di un tema molto importante riguardante i videogiochi, ossia la grafica. Prenderemo in considerazione prima quella di Battlefield 3 e poi non so, potremo passare col parlare della grafica di qualche altro sparatutto FPS molto conosciuto come Call of Duty. Inizialmente però comincerei a discutere un po' della partita. Che ne dici, Altair? Certo Sangue, allora io direi che in questa partita ho cercato sempre di rimanere il meno tempo possibile esposto per via dei molti sniper, rompicoglioni, e a parte quella sulle finestre sono riuscito a ottenere un insultato abbastanza ottimo. E bisogna dire che comunque nonostante abbia partecipato a metà partita sia riuscito ad ottenere un risultato finale, diciamo, non elevatissimo, ma decente. Comunque, a parte questo, il tema infatti che abbiamo preso, che prenderemo oggi in considerazione in questo commentary, sarà la grafica. Infatti, oramai l'aspetto più importante preso in considerazione dalle software house e i programmatori è la grafica. Appunto, il caso più eclatante è Battlefield 3 o Skyrim, dove comunque Battlefield 3 si basa principalmente non tanto sulla trama ma bensì sul gioco online. Infatti la saga di Battlefield è famosa per la simulazione bellica di massa online. Bisogna anche dire che i videogiocatori vedono nella maggior parte dei casi, soprattutto i PC gamer, almeno secondo la mia opinione, sempre come primo punto di riferimento la grafica, anche se il gioco è schifoso come trama di per sé o nel complesso in generale. Comunque, Sangue, ci vuoi dire riguardo qualcosa riguardo Battlefield 3, non solo dal punto di vista della grafica? Beh sì, la grafica di Battlefield 3 è molto avanzata e realistica, soprattutto anche grazie al nuovo motore grafico Frostbite 2.0. Migliora le prestazioni video, ma anche la distruttibilità, una delle caratteristiche principali del marchio della serie Battlefield. Il Frostbite 2.0 è stato progettato per funzionare su qualsiasi piattaforma, che sia console, Xbox 360, PlayStation 3, e sia su computer. E per questo motivo non dovrebbero esserci differenze evidenti tra la grafica di uno e dell'altro. Però, a dirla tutta, una persona che crea, diciamo, un buon PC, la grafica risulterà molto migliore su PC che sulle console. Comunque, la grafica non è tutto in Battlefield 3. Anche l'audio è una delle componenti fondamentali. Infatti l'audio è appunto il componente fondamentale che dà la richiesta di sensazioni di coinvolgimento all'interno della guerriglia urbana. La DICE infatti ha costruito un nuovo sistema, analizzando i punti di forza e di debolezza delle componenti audio delle precedenti versioni del Frostbite. I tecnici del suono della DICE hanno infatti assistito, a quanto ho sentito dire, ad alcune esercitazioni militari dell'esercito, mi sembra, svedese, avendo l'opportunità di capire come funzionava l'audio in questo tipo di condizioni e di catturare alcuni suoni da utilizzare proprio nel videogioco. L'esperienza del rumore prodotto dai carri armati o dal conflitto urbano sono riprodotti fedelmente proprio nel videogioco in Battlefield 3. Continua tu, Altair. Certamente, comunque, continuando a parlare sempre di grafica e non soffermandoci solo su Battlefield 3, io vorrei parlare in generale anche delle console, non solo dei PC. Infatti, molte persone continuano ad affermare che la grafica delle console, sia per Xbox 360 o PlayStation 3, è sempre stata superiore, che rimarrà sempre superiore in confronto al PC, quando qualsiasi persona sana di mente o senziente sa certamente che il PC domina dal punto di vista grafico ovunque. Comunque, cioè, la grafica delle console è fatta bene, ma
presenta sempre molti difetti grafici che sono ben visibili. Infatti la risoluzione nativa di un gioco per console è sempre in media sui 1024x600 pixel ed vengono upscalati a 720p. Quindi, cioè, a quelle persone che dicono io gioco a 720p o 1080p, per le console 720p o 1080p nativi non esistono. Comunque, come stava dicendo prima Sangue, prendendo in considerazione Battlefield 3 su console, la stessa software house, la DICE, ha dovuto ridurre le caratteristiche grafiche di questo titolo per poter vendere il più possibile stabile tale gioco su Xbox 360 e PlayStation 3, facendolo girare a 30 fps fissi. Infatti la software house, la DICE, aveva dichiarato che loro potevano farlo girare a 60 fps, ma non sarebbe stato garantito il corretto funzionamento del gioco e si sarebbe dato troppo sovraccarico alle console, soprattutto questa generazione che ha una componente hardware datata di ben 6 anni. Infatti, secondo la mia opinione, hanno fatto davvero un miracolo a sviluppare questo gioco. Infatti, come dico sempre, nonostante il gioco sia, diciamo, in confronto alla versione PC molto diciamo ridotto dal punto di vista grafico, è comunque fatto bene utilizzando comunque quella componentistica hardware. Comunque, tutti questi difetti grafici, forse per un utente console che non ha mai utilizzato un PC per poter giocare, non sa o forse non si è mai reso conto che la grafica utilizzata dalle console è veramente, diciamo, non voglio essere un po' diciamo per i tempi odierni, un po' riduttiva. Comunque, Sangue, ci vuoi dire qualcosa riguardo o hai altre argomentazioni? Beh, io vorrei fare, diciamo, un mini confronto tra i due FPS di maggior rilievo in questo periodo, cioè Call of Duty Modern Warfare 3 e Battlefield 3. Potrei? Certo, vai Sangue. Allora, io comincerei a parlare, non so, del singolo giocatore e poi parlare magari del multiplayer, che è il punto fondamentale, diciamo, ormai dei giocatori videoludici di oggi. Certo. Allora, cominciamo col parlare del singolo giocatore. Diciamo che anche se questo genere è caratterizzato da una componente online principale, entrambi presentano una modalità single player ben sviluppata, che in Modern Warfare 3 arriva alla teorica fine di una trilogia che ha appassionato milioni di giocatori, mentre Battlefield avrà una campagna, diciamo, più lunga del concorrente, sulle 10, 11, 12 ore di gioco, ma con la struttura del tutto simile a quella di Call of Duty, che ha fatto da apripista per il genere. Per quanto riguarda la trama, Modern Warfare 3 dovrebbe chiudere definitivamente la trilogia, portando all'estremo una storia appassionante, ma a volte, diciamo, inverosimile, che ha saputo tenere incollati alle TV per tutti e due i capitoli precedenti. Battlefield invece dovrebbe iniziare una nuova storia, immersa tra terroristi, eserciti arabi, eccetera. Anche se non sappiamo ancora se la trama permetterà di sfociare in seguito, ma siamo sicuri che se il titolo venderà bene, un sequel sarà, diciamo, assicurato. Passiamo col parlare del multiplayer. Qui andiamo a toccare il punto, diciamo, chiamiamolo cardine delle due produzioni, la modalità online competitiva. Call of Duty presenta un multiplayer collaudato con moltissime possibilità e con svariate modalità che seguono il gioco dal primo Modern Warfare, mentre Battlefield ha una struttura non del tutto inedita, però ci siamo quasi, perché prendendo vari spunti da... perché ha preso vari spunti da Bad Company 2 e ha riportato molte delle sue caratteristiche su Battlefield 3. Il gioco della DICE ha meno modalità di gioco, ma garantisce lo stesso un'esperienza di gioco molto libera, molto più libera e soprattutto tattica, grazie alle enormi mappe e ai mezzi a disposizione, quali sono carri armati, jeep, jet, elicotteri, da poco sono stati aggiunti anche i dune buggy, le ruspe. Inoltre, gli utenti PC possono usufruire anche del Battlelog, che sarebbe un vero e proprio social network navigabile tramite infatti. In cui si possono vedere le statistiche delle partite, della partita appena conclusa, gestire clan, eccetera. E infine potrei dire che
Entrambi sono degli ottimi giochi con molti aspetti in comune, ma con un'anima nettamente diversa. Battlefield 3 ha dalla sua una tecnica e una grafica sopraffina, mentre Modern Warfare 3 può vantare di un multiplayer ultra collaudato e una fluidità senza pari. Infatti, conta, se non erro, 60 fps. Altri quanti erano? Mi 60 sembra più FPS, 60. 60 FPS, sì. Per ora, almeno il mio consiglio sta nel seguire entrambi i titoli con interesse e magari se qualcuno ne ha la possibilità di acquistarli entrambi. Adesso passo la parola ad Altair, non so, vuoi dire qualcosa tu? Ok, grazie Sangue per aver aperto questa parentesi riguardo Battlefield 3 e Modern Warfare. Comunque, ritornando al Ma comunque, discorso, dimmi. scusami, voglio precisare che queste qui sono delle mie opinioni, Certo, Sam. non voglio influire Infatti, sui pareri di qualcun altro. chi ci sta guardando, noi comunque affermiamo che queste sono semplicemente nostre opinioni, quindi non vogliamo offendere o discriminare qualsiasi persona in alcun tipo di maniera. Quindi, stai Sì. tranquilli. Comunque, ritornando al discorso che stavo facendo prima riguardo la grafica sia su console che su PC, vorrei anche dire che oramai la maggior parte dei giochi vengono ottimizzati principalmente su console. Infatti bisogna anche dire che la grafica del PC sarà pure superiore, ma gli stessi programmatori preferiscono ottimizzare, anche per motivi commerciali, su un hardware specifico, cioè la console. Infatti la maggior parte dei giochi sono ottimizzati per console ed dopo, quando vengono sviluppati per PC, si presentano come un vero e proprio riporto dalla console alla PC. Il caso che io prenderei in considerazione, che io stesso ho provato, è Skyrim. Infatti, ho notato che è stato prevalentemente sviluppato per console e la conversione per PC è stata fatta veramente con i piedi. Infatti, mentre Skyrim su console gira a 30 fps fissi, ma saranno 30 fps fissi, ma non variano, ed nonostante il gioco sia su console, si presenta con una grafica piuttosto curata nei minimi dettagli per tale piattaforma. Per PC, invece, a causa della poca ottimizzazione dedicata da parte degli stessi programmatori, il gioco si presenta instabile ed nonostante venga messo al massimo dei dettagli grafici, si nota chiaramente che questo gioco è una conversione diretta dalle console. L'unico gioco oramai, appunto, per quello che stiamo prendendo in considerazione attualmente, negli ultimi periodi, che è stato sviluppato per poter funzionare sul PC alle migliori prestazioni, sempre pur avendo un ottimo PC, è Battlefield 3, che su tale piattaforma, cioè sul PC, si presenta con una grafica fotorealistica, texture, filtri anisotropici e quant'altro, con un dettaglio veramente mostruoso. Ma questo è solo uno dei pochi casi. Comunque, oggi la grafica è molto importante, non bisogna dire che la grafica sia un elemento da sottovalutare, ma nemmeno da mettere in primo piano. Infatti bisogna prendere in considerazione anche il complesso del gioco in sé, la trama che tratta, dagli RPG agli FPS agli simulativi. Io vorrei terminare così. La mia opinione personale riguardo a tutto ciò è che la grafica è un elemento veramente importante, soprattutto negli ultimi tempi. Ed se un gioco ha un'ottima grafica, una trama e uno schema di gioco ben fatto, io lo considero un gioco veramente stupefacente. Ma al giorno d'oggi non ci sono giochi che sono perfetti, nemmeno il grande Battlefield 3, né tantomeno Modern Warfare, dove, come prima aveva spiegato il nostro Sangue, il suddetto gioco viene usato sem utilizza sempre lo stesso motore grafico da un paio d'anni, lasciando sempre le stesse basi di gioco multiplayer e una campagna sempre spettacolare cinematografica, ma che ha perso il suo filo logico con i predecessori. Comunque, ragazzi, qui termina il nostro video parlando di grafica e quant'altro. Vi saluto io, Altair the Legend, e il mio amico oggi Sanguelatte, e Ciao a ciao, tutti! ciao ragazzi, alla prossima, ciao!